Amici all'ascolto, buongiorno. La riuscitissima sesta edizione dei Giochi Equestri Mondiali volge al termine e al Kentucky Horse Park di Lexington tiene banco la disciplina del salto ostacoli. Resta ancora da definire il podio individuale dopo la prova a squadre, oro per la Germania, argento per la Francia, bronzo per il Belgio. I migliori 30 binomi proseguono la gara che propone altri due percorsi differenti per stabilire chi saranno i quattro a contendersi le medaglie. Fra poco vi proporremo il tracciato decisivo per definire il cosiddetto gruppo dei top four, il quartetto con meno penalità. Ma prima di cominciare, in attesa dell'entrata in campo del primo concorrente, intanto la regia propone gli highlights, cerchiamo di ricordare cosa è successo fin qui in una rassegna iridata che nelle 2 settimane ha sempre registrato un chiaro successo di pubblico. Lo facciamo insieme al collega Valerio Iafrate. Grazie Claudio, buongiorno anche da parte mia. Cominciamo con le prime medaglie, mentre vediamo Philippe Lejeune che è al comando della classifica dopo il primo giro, dopo il penultimo giro di qualificazione a quello che si chiama finale a 4 top 4. Allora, la prima medaglia in assoluto, eccola la classifica nel frattempo, i primi 4, lo ricordiamo, vanno in finale. La prima medaglia assegnata è stata quella del reining a squadre con gli Stati Uniti oro, argento per il Belgio e un bellissimo bronzo per l'Italia di Marco Ricotta, Stefano Massignana, Dario Carmignani e Nicola Brunelli. A livello individuale, reining con oro per lo statunitense McCutcheon davanti al connazionale Craig Schmerschel e al canadese Dwayne Latimer. Migliore degli italiani nella finale a 25, Stefano Massignan con yellow jersey. Per quanto riguarda il dressage, vero e proprio dominio olandese, mentre stiamo vedendo in grafica il percorso di questa ultima prova di qualificazione alla finale A4 del salto. Allora, nel dressage, dicevamo, dominio olandese, perché nel Grand Prix speciale individuale, vittoria per Edward Gall con Totilas davanti alla britannica Laura Bechtolsheimer con Mistral Oiris e Stephen Peters per gli Stati Uniti con Ravel. Podio identico a quello del dressage individuale del freestyle. Gall, Bechtolsheimer e Peters. A livello di squadre, invece, Olanda alla medaglia d'oro, Gran Bretagna medaglia d'argento, Germania medaglia di bronzo. Per quanto riguarda invece la disciplina del completo, qui ha vinto il britannico a livello individuale, ha vinto il tedesco Michael Jung con Sam davanti al britannico William Foxpit con Cool Mountain e al neozelandese Andrew Nicholson con Nereo. Per quanto riguarda invece le medaglie a squadre, vittoria per la Gran Bretagna di Foxpit, King, Wilson e Cook davanti al Canada, Nuova Zelanda al terzo posto. Per quanto riguarda l'endurance, invece, questa che vedete nel frattempo è la start list con il giapponese Daike Fukushima che prenderà il via per primo. Per quanto riguarda l'endurance, vittoria a livello individuale per la spagnola Maria Mercedes Alvarez Pontón con Nobby davanti allo sceicco Rashid Al Maktoum per gli Emirati Arabi con Ciel Oriental al secondo posto, Mohamed Al Maktoum, il figlio dello sceicco Mohamed bin Rashid, al medaglia di bronzo. Emirati Arabi che hanno conquistato l'oro a livello di squadra davanti alla Francia e alla Germania. Per l'Italia, ottavo posto a squadre. Mi premio per la miglior condizione, i cavalieri ci tengono molto. Per il francese Jean-Philippe Francais e Anaba Dubois. Sta per cominciare dunque la gara, il primo a entrare in campo sarà il giapponese Daisuke Fukushima in sella a Weldons. È in trentesima posizione con un totale di 30,05. Vi ricordo ancora il cammino che hanno percorso questi binomi, una prima giornata dedicata alla categoria a tempo, poi i due percorsi identici per dare fisionomia alla classifica a squadre. Ora questi due percorsi differenti, siamo per seguire quello decisivo, aperti ai primi 30 della classifica individuale e poi la chiusura in grande stile con la gara A4, i primi quattro classificati con lo scambio dei cavalli tradizionale. Ma ora seguiamo il giapponese Daisuke Fukushima, cavaliere nato nel settembre del 1977. Il Giappone si è ben comportato in questa rassegna iridata. Ricordiamo anche il buon comportamento di Taizo
su Gitani. Weldons è un cavallo intero di 11 anni, di origine belga. Sono 8 le penalità fin qui. Il percorso, ideato dal direttore di campo Konrad Homfeld, prevede 10 ostacoli per 12 salti. Inserite due combinazioni, una gabbia e una doppia gabbia, sono 13 le penalità per Daisuke Fukushima, che termina il suo mondiale con un totale di 43,05. La regia statunitense ci ripropone ancora qualche errore del binomio nipponico, mentre è già pronto il prossimo binomio. Diamo un'occhiata al percorso, che comincia con un verticale di barriere, poi un oxer su fosso. L'unica combinazione inserita è la doppia gabbia che troviamo al numero 3, verticale oxer ancora un dritto in uscita, poi oxer rustico, oxer su fosso, verticale oxer, verticale che ricorda la Federazione Equestre Internazionale, ancora un largo, verticale di barriere verde oro. Intanto è entrato in campo per l'Ucraina Björn Nagel, che monta Va et vient Van de Zelm, castrone di 12 anni di origine belga. Aveva diritto a affrontare questo percorso anche l'inglese Robert Smith in sella a Talan, però il britannico ha optato Van per de Zelm. il ritiro. Dunque Björn Nagel che parte con un parziale di 22 e 16. Da ricordare che la formula, come abbiamo già detto, prevede un primo giro per i primi 30 classificati al termine della gara individuale, della finale a squadre, e poi una successiva scrematura a 25 per il secondo giro. È chiaro che alcuni cavalieri, come lo stesso Robert Smith, magari preferiscono evitare al proprio compagno di gara supplementi di fatica, essendo molto lontani in classifica. Non vedremo infatti in questo secondo giro Meredith Michaels Beerbaum con Checkmate, straordinari protagonisti della gara a squadre che ha dato l'oro alla Germania dopo 12 anni, il ritorno sul gradino più alto del podio da Roma 98. È ancora netto il percorso di Björn Nagel, cavaliere nato nel 1978, presente a Pechino nell'ultima edizione dei Giochi Olimpici, 47esima posizione individuale per lui. È un percorso non impegnativo al massimo. Ricordo che l'altezza massima degli ostacoli è di 1,60 m. Intanto registriamo il netto applauditissimo di Björn Nagel, e il suo totale si ferma dunque a 22 e 16. Percorso non massacrante quello ideato da Konrad Homfeld, ma d'altronde i binomi giungono a questo appuntamento con una via veramente difficile, e comincia a farsi sentire anche la fatica. Dunque sono solo 10 gli ostacoli per 12 salti, compresa una combinazione, una sola doppia gabbia. Dopo Björn Nagel vedremo il cileno Christian Santis, che monta Fanatico de Winkill, cavallo di 11 anni. Per loro un parziale di 20 e 10. Dunque, per rimanere davanti a Björn Nagel, Christian Santis deve ottenere il netto. Vi ricordo che i binomi entrano in campo in ordine inverso rispetto alla classifica occupata fin qui, per cui l'ultimo a saltare sarà Philippe Lejeune, il belga, con Vigo d'Arsuille. Per il Belgio è stata un'edizione eccellente dei mondiali, bronzo a squadre. Philippe Lejeune lanciato verso il podio individuale, soprattutto la squadra belga è riuscita a tornare nella Top League, impresa fallita dagli azzurri, che
che si sono piazzati in 18ª posizione, un risultato che naturalmente deve essere considerato negativo. Oltretutto non abbiamo neanche a livello individuale una presenza nei primi 30. Arriva il netto anche per il cileno Cristian Santis, dunque il suo totale è fermo a 20-10. Dispensa baci a tutti, una grande impresa, fra l'altro dimostrazione di aver portato il suo saltatore al termine di 5 giornate di gara molto molto impegnativi in condizioni superbe. Fanatico di Hünsil ha saltato molto bene, dunque si porta al comando della graduatoria provvisoria, ma ricordiamo ancora una volta che i migliori entreranno in campo per ultimi. 20-10 il totale per il binomio cileno. Tra l'altro velocissimo, il più veloce di tutti fino a questo momento, 60-10 sul cronometro per Santis. Qui si batte il petto con la bandiera cilena. Valerio Iafrate in precedenza aveva accennato a Meredith Michaels-Berbaum, rientrata da poco all'attività agonistica a tempo pieno dopo la maternità. Ha avuto una figlia, Meredith, non ha fatto in tempo a disputare la finale della Coppa del Mondo a Ginevra, però puntuale, presente ai mondiali e ha fatto il suo dovere fino in fondo, medaglia d'oro con la squadra, una squadra che per la prima volta nella storia della Germania mondiale, Germania che non vinceva dal 98, era composta per metà da amazzoni, oltre a Meredith anche Jan Friedrich Mayer, e fra l'altro Meredith Michaels Berbaum è stata la prima mamma a vincere un mondiale a squadre per la Germania. Ora per la Norvegia, Geir Gulliksen monta l'Espoir, un cavallo di 14 anni di origine belga, binomio molto affiatato anche se nella circostanza ha già commesso il suo primo errore. A 50 anni Geir Gulliksen, che con Cattani ha partecipato ai giochi di Pechino, 39ª posizione a livello individuale, presente con lo stesso cavallo anche ai mondiali di Aachen nel 2006, è giunto 21esimo. È arrivato intanto anche il secondo errore sul passaggio di sentiero sul fosso. Sono già 8 le penalità, restano 8 penalità, tempo 66-74. Dunque Gulliksen finisce con 27-31 il suo mondiale, scivola in terza posizione provvisoria. Sono solo 4 fino a questo momento i binomi che hanno preso il via in questa seconda manche. Non è partito Robert Smith, ora dalla francese Penelope Leprevaux, mentre rivediamo il momento dell'azione di Gulliksen. Ed ecco il suo totale, 12 penalità nella giornata, nella penultima giornata di gare, 4 nel primo giro, 8 nel secondo. Eccola Meredith Michaels Berbaum con la bambina, dopo aver conquistato l'oro a squadre ora guarda gli altri. E quale sarà il futuro di questa bambina? È facile prevederlo da subito nell'ambiente dei cavalli. Per quanto riguarda la passata edizione del mondiale, quella di Aachen, la finale a 4 era stata fra Jos Lansing, alla fine medaglia d'oro, fra la statunitense Betsy Madden, argento, proprio Meredith Michaels Berbaum, bronzo per la Germania, in quarta posizione Edwina Alexander per l'Australia. È facile prevedere che a Lexington la Final Four avrà connotati totalmente diversi, a conferma del fatto che è difficile restare per più anni ai vertici delle classifiche, è difficile trovare il ricambio adeguato. La francese Penelope Leprevaux
Nata nel 1980, ultimamente ha davvero bruciato le tappe nella circostanza. Penelope monta Milord Cartago, cavallo di 10 anni, di origine francese. Penelope ha ottenuto la medaglia d'argento con la squadra e dobbiamo dire che il capo equipe francese in diverse circostanze le ha concesso una fiducia illimitata, fiducia poi ripagata ampiamente, anche se nella circostanza sono 2 gli errori, 8 le penalità che portano il totale della francese, sempre molto molto distinta, a 24 e 90. In precedenza abbiamo visto, dopo le immagini di mamma Meredith, l'elenco di coloro che non prenderanno parte a questa seconda manche. Pablo Barrios, il venezuelano, poi Robert Smith, come abbiamo già detto, Patrice Delaveau, il francese, poi le tedesche Meredith Michaels-Berbaum e Janne Friedrich Mayer e la svedese Molin Barriard. Intanto finisce con 24,90 il totale per Penelope Leprévot e Milord. Ora Pius Schwitzer. Pius Schwitzer che nella scorsa stagione ha portato al braccio la fascia verde-oro nella classifica internazionale come migliore in graduatoria. Sta montando benissimo, i suoi cavalli sono in forma, un cavaliere nato nel 1962. Ricordiamo che nella finale della Coppa del Mondo a Ginevra, in sella Carlina, ha ottenuto il secondo posto, edizione vinta da Marcus Henning. Ha partecipato anche ai giochi pechinesi, 22esimo a livello individuale, quarto con la sua squadra. Pius Schwitzer con la formazione elvetica, medaglia d'oro ai campionati europei di Windsor. In quella circostanza l'Italia aveva ottenuto uno splendido argento, prestazione poi per tanti motivi, verrà il momento delle riflessioni, delle analisi. Non è stato ripetuto qui a Lexington. Pius Schwitzer monta Carlina, che è una femmina di 10 anni, di origine belga. Per loro il bottino negativo è di 16,88 e dunque anche per Schwitzer è necessario il netto per rimanere davanti a Christian Santis, che guida la classifica. Un netto che non arriva per l'errore che abbiamo appena visto. Il totale per Pius Schwitzer è di 20,88. Una ripetizione rallentata anche del percorso dell'elvetico. Qui è il superamento della doppia gabbia e qui su questo passaggio di sentiero, penultimo ostacolo, arriva l'errore. È difficile mantenere in forma i propri cavalli per tutta la stagione, ormai si gareggia ininterrottamente da gennaio a dicembre. Sperava Marcus Henning di avere i cavalli al top anche per questa rassegna mondiale, e invece qualcosa non sta funzionando in quello che sembrava un meccanismo perfettamente oliato. Ecco la classifica, anche se è naturalmente ancora aleatoria perché i migliori devono ancora scendere in campo. Dicevo di Marcus Henning, dominatore della finale del Global Tour, ha vinto la finale della Coppa del Mondo, invece ha balbettato in questa fase iniziale del mondiale. In effetti si presenta con un totale di 16,77, che non è da lui considerato un vero e proprio computer. Cavaliere nato nel 1974, che
a Sydney ha ottenuto la medaglia d'oro con la squadra in sella a Four Pleasure. Terzo con l'equipe tedesca nei mondiali di Aachen. In quella circostanza Henning montava Kükengirl. Altri cavalli che gli hanno regalato soddisfazioni: Sandro Boy e Anca, con i quali Henning ha vinto due delle tre finali della Coppa del Mondo. Comunque cercherà di far bene fino all'ultimo, secondo il suo temperamento. Arriva il netto per Marcus Henning, che dunque risalirà in classifica 16,77, si porta al comando, scavalca Christian Santis, ma è lontano dai primi. Vi ricordo che Philippe Lejeune capofila fin qui, ha soltanto un bottino negativo di 3,11, 3,39 per il campione olimpico individuale Eric Lamaze, 5,37 per Rolf Joran Bengtsson, 6,80 per Rodrigo Pessoa. E dunque sarà appassionante la lotta per le prime quattro posizioni. Ancora un primo piano per Marcus Henning, che ora lascerà spazio a Olivier Guyon. Germania che, come abbiamo ricordato, ha dominato la prova a squadre. Germania che non vinceva il mondiale di equitazione dal 98, successo a Roma. E questa intanto è la classifica individuale fino a questo momento. Come più volte ricordato, è una classifica individuale destinata verosimilmente a cambiare molto fino al termine. Olivier Guyon per la Francia, Lord de Thèse, 15,70 per Guyon, conto facile, con un percorso netto va davanti a Marcus Henning, davanti a tutti. Può permettersi anche di non essere velocissimo, a un secondo di margine sul tempo massimo accordato. Olivier Guyon è nato nel maggio del 72, ormai da tempo fra i primi cavalieri di Francia, nazione dove la selezione è veramente agguerrita. Dotato di buon galoppo, questo Lord de Thèse, che ha 11 anni, un Saint Français da Donald Rouge, doppia gabbia, uno dei momenti più delicati dell'intero percorso, una pelatina sull'elemento d'uscita, superato anche questo Oxer arancio. E dobbiamo dire che Conrad Homfield, direttore di campo, già cavaliere di ottimo livello, ha fatto un buon lavoro, cominciando con impegni soft la prima giornata, poi il giusto calibro nei due percorsi che dovevano stabilire il podio della prova a squadre. Un percorso difficile prima di questo, e poi un altro tracciato molto tecnico, però con soli 10 ostacoli per rispettare anche i saltatori. Intanto è arrivato il netto per Olivier Guyon nel tempo accordato, si porta in testa alla classifica con 15,70. 64,96 il tempo su di Guyon, 4 centesimi di secondo. La felicità ovviamente dell'entourage francese. Eccolo lì, primo in classifica provvisoria, Olivier Guyon. Avete visto intanto sfilare sul viottolo che conduce dal campo di riscaldamento al campo di gara.
Sarà difficile per Edwina Alexander, l'australiana che entrerà fra poco in campo, ripetere l'impresa che le era riuscita ad Aachen nella precedente edizione del mondiale. Aveva fatto parte dei magnifici quattro, poi alla fine quarto posto per questa amazzone nata a Sydney nel 1974, che però vive e lavora da diverse stagioni nel vecchio continente. Compagna di Jan Tops. Edwina ha nelle ultime stagioni veramente affinato la propria tecnica, dispone di un buon parco cavalli, l'abbiamo vista protagonista spesso e volentieri nella Coppa del Mondo, zona, anzi meglio, Lega dell'Europa occidentale. Edwina Alexander monta Itaud du Chateau, che è un cavallo di 14 anni e Sel Français, per questo binomio un parziale di 15 e 38, molto vicino a quello di Olivier Guillon, e dunque anche Edwina, se vuole rimanere al comando, non può permettersi errori. E non ce ne sono, ancora un netto, quello di Edwina Alexander con Itaud du Chateau. Altra prova magistrale per l'amazzone australiana, che dunque ferma il suo totale a 15 e 38. Probabilmente, quasi sicuramente, il suo mondiale termina qui, ma anche se non sono arrivate le soddisfazioni di Aquisgrana, Edwina Alexander può considerare positiva la trasferta in Kentucky. Un'ottima figura, è fra i migliori 25, probabilmente sarà in una posizione intermedia, e in effetti è molto soddisfatta, lo vediamo. Ma questa immagine che la ritrae è sorridente. Tra l'altro il suo Itaud du Chateau, che non è più un puledro, ha 14 anni, anche se non vecchissimo per questo tipo di disciplina, è giunto all'ultimo impegno del mondiale in ottime condizioni. Dopo Edwina Alexander, Chris Chugg, ancora un australiano, monta Vivant, che è un cavallo intero di 12 anni di origine belga. Chris Chugg, nato anch'egli a Sydney nel 1960, è ormai diventato un beniamino dei palcoscenici europei, perché è molto molto esuberante. Di solito questo allievo di George Morris saluta le sue migliori prestazioni con scene veramente divertenti. Si toglie il cap, saluta tutti, giuria, pubblico, uno per uno, tutti gli spettatori. Ma insomma, è un personaggio che si fa voler molto bene nell'ambiente. Tanto abbiamo visto una statistica interessante prima, che ci sottolineava come nel corso del primo giro riservato ai 30 migliori a livello individuale ci fossero stati soltanto 5 percorsi netti, quelli di McLean Ward, di Abdullah Sharbatli, Rolf Göran Benson, Eric Lamaze e Philippe Lejeune, e invece sono già 5 su 9 percorsi finora già effettuati, su 9 binomi partiti, quelli di questo secondo percorso. Non è netto invece il percorso di Chris Chugg, che commette due errori, l'ultimo proprio sull'ostacolo conclusivo. Carezze comunque per Vivant da parte del cavaliere australiano, ed è certamente più agevole questo percorso rispetto al precedente, non fosse altro perché gli ostacoli sono soltanto 10. Intanto abbiamo visto quel verticale ricordare la tradizione musicale di questo paese del Kentucky. D'altronde il direttore di campo Conrad Onfield da 2 anni lavora per dare una fisionomia precisa
ai suoi percorsi, non soltanto dal punto di vista tecnico, non soltanto per quanto riguarda disposizione degli ostacoli, distanze, dimensioni degli ostacoli stessi, ma proprio per raccontare il Kentucky e in generale gli Stati Uniti attraverso gli ostacoli che predispone. Ora torniamo alla gara con l'irlandese Billy Toomey, che monta Tinka Serenade, una femmina di 13 anni da Tinka's Boy, cavallo caro a Marcus Fuchs, con il quale l'attuale commissario tecnico della formazione italiana ha vinto anche una finale di Coppa del Mondo. Billy Toomey, nato nell'aprile del 77 a Cork, si presenta con 14 e 54. Chris Chug non è riuscito a mantenere la sua posizione, dunque ha lasciato al comando Edwina Alexander, però d'ora in avanti è chiaro, vi ho già detto che l'ordine di entrata in campo è inverso rispetto alla classifica: chi otterrà il netto manterrà la sua posizione e passerà automaticamente al comando della graduatoria. Billy Toomey, Irlanda. È estremamente concentrato fino all'ultimo il cavaliere irlandese, non nuovo a exploit del genere anche in competizioni di altissimo livello, dunque il suo totale rimane a 14 e 54, è il nuovo capofila. Billy Toomey con Tinka's Serenade. Questa volta la regia non può riproporci errori perché non ce ne sono stati, anche se abbiamo visto un'esitazione sull'elemento d'uscita della doppia gabbia. Gli applausi che accompagnano l'uscita dal campo del cavaliere irlandese, soddisfatto del suo mondiale, mentre adesso toccherà a Khaled Al Eid. Arabia Saudita monta un cavallo fantastico, si tratta di Presley Boy, stallone di 13 anni di origine olandese, 14 e 20 e il loro bottino negativo. Finora Presley Boy ha saltato molto bene, dobbiamo dire che i cavalieri arabi sono cresciuti tecnicamente negli ultimi anni, in particolare questo cavaliere può vantare in bacheca la medaglia di bronzo individuale all'Olimpiade di Sydney nel 2000 con Doubledam, Vorn, oro e argento, lui bronzo, tra l'altro dispongono di somme ingenti e quindi sono in grado di acquistare cavalli già fatti, pronti e finiti. Tra l'altro Al-Aid e Presley Boy erano rimasti al comando fino alla prova, alla prima parte della prova squadra, al primo percorso della prova squadra, grazie alla magnifica prestazione sia nel percorso contro il tempo, nella caccia del primo giorno, che nel primo giro della gara squadre. Dunque una realtà la presenza saudita, perché più avanti vedremo anche Abdullah Al-Sharbatli con Seldana di Campalto. Una penalità per aver superato il tempo accordato, ma comunque tanti applausi per Presley Boy e per il suo interprete. Anche perché terminano, scusami Valerio, con 15 e 20. Sì, quella penalità gli basta comunque per scavalcare Edwin Alexander, che aveva una penalità e 18 di vantaggio. Adesso ovviamente 0.18 è il vantaggio di Khaled Al-Aid, 15 e 20 contro 15 e 38, quindi è davanti a tutti. Un'inezia divide i due, ma non solo questi due, anche tanti altri che stanno lottando testa a testa dopo 5 percorsi. Pensate quanta strada è stata fatta dalla prima prova, quella a tempo.
e adesso i distacchi sono veramente minimi, un livellamento enorme direi verso l'alto. Ora il primo piano per il belga Jos Lansink, che monta Cavalor Valentina Van Tyke, femmina di 12 anni da Nabab de Reve, di origine belga. La regia internazionale ha ricordato il podio di Aachen nella precedente edizione dei mondiali, infatti la medaglia d'oro è stata vinta proprio da Jos Lansink con Cavalor Kumano. Lansink, che è nato in Olanda, ormai gareggia da tempo per il Belgio, nato nel 1961, sembra aver trovato in Valentina Van Tyke il degno successore di Kumano, già parecchi risultati importanti in sella a questa cavalla che all'inizio gli ha dato qualche problema, non sempre disponibile, cavalla una volta giornaliera, ora sembra aver trovato la regolarità, anche se nella circostanza ha già commesso un errore. Sembra decisamente affidabile questa Saura. Jos Lansink ha lavorato con pazienza su questa saltatrice, l'ha schierata in gare importanti di Coppa del Mondo quando ancora non era perfettamente matura, proprio per cercare in gara un miglioramento da parte di Valentina, che ha risposto alla grande, ha messo da parte problemi di testa, di temperamento, ed ora è una cavalla super. 4 le penalità per quello che ormai possiamo considerare l'ex campione del mondo, perché non potrà verosimilmente salire sul podio, tanto meno sul gradino più alto. Jos Lansink 17,63, dunque è alle spalle di Billy Toomey. Sesta posizione provvisoria per Jos Lansink. Notavo l'assenza rumorosa, se mi passate l'ossimoro, della Gran Bretagna in questa penultima parte del percorso individuale, della gara individuale. Non ci sono britannici, c'era Robert Smith qualificato. Questa è intanto la classifica provvisoria con Tommy Alaid, Edwin Alexander, Olivier Guillon. Gran Bretagna che nel frattempo ha dominato la specialità del paradressage, oro, argento e bronzo, podio completo con la Christiansen davanti alla Dunham e ad Emma Sheerdown con il bronzo, e ovviamente medaglia d'oro a squadre anche per la Germania. Gran Bretagna, Valerio, che si è ben comportata anche nel settore del concorso completo, anche nel dressage, dunque una spedizione ottima. L'unica nota dolente viene proprio dal settore del salto ostacoli, ma anche per gli inglesi, quando vengono a mancare un paio di cavalli importanti le cose si complicano. Certamente un conto è avere John Michael Whittaker, Robert Smith, Nick Skelton con i loro migliori cavalli, anche Ben Mayer, e un conto è affidarsi a soluzioni sempre decorose ma di ripiego. I risultati si vedono. Fuori dai giochi i cavalieri britannici nel salto ostacoli, ma ora occupiamoci di Taizo Sugitani, Giappone, in sella ad Avenzio, cavallo di 11 anni, di origine olandese. Per loro il netto, una bella soddisfazione per Taizo Sugitani, che si ferma a 13,40, si porta al comando. Ottimo mondiale per il cavaliere giapponese nato a Osaka nel 1976, ha lavorato a lungo con Hank Noren, poi si è messo in proprio. Si tratta di un ragazzo molto serio, ben voluto da tutti nell'ambiente, dunque raccoglie un risultato importante in Kentucky. Ottima prestazione per Taizo Sugitani e Avenzio. AD
Eccolo qua, il totale 13 e 40. Grandi sorrisi ovviamente anche da parte della groom di Avenzio, castrone olandese. E intanto qui nel campo di riscaldamento McLean Ward. Abbiamo detto, Valerio, della delusione in campo inglese, ma anche gli Stati Uniti non possono sorridere, sia a livello individuale che con la squadra. Aspettavano molto da questo settore gli americani e sembravano avviati a risultati più che discreti, soprattutto dopo la prima giornata, quando due binomi statunitensi erano al comando dopo la categoria tempo. Invece via via, lungo il percorso, i percorsi, si sono smarriti un po' tutti. Si è rimasto soltanto McLean Ward tra gli americani, che vedremo più tardi. Però spazio ora ad Alvaro Miranda, il brasiliano, che monta Drossel Dan, un annoverano di 12 anni. Alvaro Miranda, nato a San Paolo nel 1973, insieme ai suoi compagni di squadra, ha provato una grandissima delusione nel giorno della prova per equipe. Brasile, che a lungo è stato in seconda posizione alle spalle della Germania, e poi sui percorsi decisivi è sceso dal podio, quarta posizione per Rodrigo Pessoa e compagni. Ma intanto salutiamo il netto di Alvaro Miranda e di Drossel Dan, che si portano al comando 12,85, il nuovo totale da battere. 12,85, in seconda posizione dunque scivola Taizo Sugitani. Qui vediamo ancora un passaggio del percorso di Drossel Dan, questo grigio annoverano. Grande tensione nell'entourage brasiliano. E adesso un brevissimo stacco pubblicitario. Ascolta il tuo tic tac, è musica per la tua bocca. Tic tac, prima il gusto delicato della vaniglia, poi la freschezza della menta. Tic tac, musica per la tua bocca. 5 4 3 2 1. Davidoff Champion, the new fragrance for men. For the United States, McLean Ward. Torniamo in collegamento col Main Stadium del Kentucky Horse Park di Lexington. Tocca all'americano McLean Ward in sella Sapphire, origine belga, 15 anni da Darco. McLean Ward, medaglia d'oro ai giochi olimpici di Pechino con la squadra, stesso risultato ad Atene con Sapphire. Fermati sul più bello, direi, quando lottavano per una medaglia nella finale della Coppa del Mondo a Ginevra, per ipersensibilità a un anteriore da parte di Sapphire. Americani che hanno deluso nel settore del salto ostacoli. McLean Ward cerca di portare a casa il netto per garantirsi un posto fra i primi 10. Ci riesce, 12 e 27,
partiva dalla undicesima posizione. Entusiasmo, vi chiederete, è giustificato visto che non si tratta delle prime posizioni della classifica? Direi di sì, intanto perché la prestazione riguarda un atleta di casa ed è normale l'incitamento del pubblico, e poi perché la differenza fra questi livelli, fra vincere, arrivare nei primi tre e piazzarsi fra i primi dieci, è veramente minima. Lì entrano in gioco fattori diversi, anche circostanze propizie, favorevoli, dettagli che sono sì importanti, però non tali da far passare una prestazione ottima per una prestazione mediocre. L'importante è avere dei binomi competitivi a questo livello, in grado di inserirsi sempre e comunque nei primi 30 dell'orbita internazionale. Poi ci sarà il giorno in cui si vince, un'altra giornata in cui le cose andranno meno bene e si arriverà a quindicesimi, però è necessario trovare una continuità che manca alla squadra italiana. Medaglia d'argento agli europei di Windsor, ora assolutamente non competitiva in questa edizione dei mondiali di Lexington. Ora abbiamo parlato di campionati europei, dopo McLean World è la volta di Kevin Stowe, che è campione continentale a livello individuale. Il francese monta Sylvana de Huys, una femmina di 11 anni, olandese. Kevin Stowe è nato nel 1980. Tra i suoi allenatori anche l'olandese Henk Noren, un appassionato di parecchie discipline sportive. Anche dopo la conquista dell'oro individuale a Windsor, Kevin Stowe ha continuato a ottenere risultati molto buoni. Fra l'altro è giunto settimo in sella a Sylvana nella finale ginevrina di Coppa del Mondo. Qui ha commesso errore sul passaggio di sentiero dedicato alla musica del Kentucky, Blue Moon of Kentucky. Francia, Valerio, che ha ottenuto una bella medaglia d'argento con la squadra partendo da una posizione scomoda dopo la prima manche, dopo il primo giro. Quinti dopo il primo giro i francesi. E addirittura in ottava posizione il Belgio, che poi ha ottenuto il bronzo. Ecco intanto l'errore di Sylvana, che ha stonato con questo ostacolo musicale. Dunque annotiamo le quattro penalità di Kevin Stowe, 15-81 il totale. Sempre al comando McLean World, Stati Uniti, Saphir, 12-27. Undici e 70 invece per John Pierce, il canadese che entrerà fra poco. Ora in campo prova il tedesco Carsten Otto Nagel. John Pierce monta Chianto, che è un cavallo di 14 anni, di origine canadese, vicinissimo al punteggio di Kevin Stowe. Dunque non potrà permettersi neppure un'infrazione sul tempo se vorrà rimanere al comando John Pierce. Questo vi dà l'idea di come sia serrata la lotta per i piazzamenti. John Pierce, nato a Toronto, ha 50 anni. Sembra avere una
andatura rapidissima, adesso sta spingendo un po' sull'acceleratore, vedete il tempo accordato sul percorso è di 67 secondi, la velocità media la velocità richiesta è sempre di 400 metri al minuto. Come da regolamento per le finali del mondiale. E infatti rimane fuori dal tempo massimo, zero agli ostacoli, ma 68,21 sul cronometro. E dunque per quella penalità resta alle spalle di McLean Ward, 12,27 per l'americano, 12,70 per il canadese John Pierce. Per ora abbiamo avuto due binomi fuori dal tempo accordato, che era abbastanza comodo, quello concesso da Conrad Homfield in precedenza. Aveva litigato con il cronometro anche Khaled Al-Aid. Dopo John Pierce sarà la volta di Carsten Otto Nagel per la Germania, in sella a Corradina, femmina di 12 anni, Holsteiner, ecco la classifica, mentre John Pierce sembra molto soddisfatto della propria prestazione. Rodi Pierce è stato il decimo percorso netto sui 18 effettuati, non considerando ovviamente la mancata partenza di Robert Smith. Netto ma non nel tempo. Ora Carsten Otto Nagel, uno degli alfieri della squadra che ha conquistato l'oro, cavaliere esperto nato nel 62 con Corradina, ha palesato un momento di forma ormai dura da parecchio tempo. Ricordiamo argento individuale, bronzo a squadre agli europei di Windsor. 10 anni prima Carsten Otto Nagel con la squadra nel campionato continentale aveva ottenuto l'oro con l'Eperon. Germania unica nazione a portare i suoi 4 binomi all'ultimo giorno di gara, al penultimo giorno di gara. Infatti Janne Frederik Meyer e Meredith Michaels-Berbaum si sono fermati prima di questo ultimo percorso. Percorso netto intanto per Carsten Otto Nagel, che dunque va al comando e adesso si scende sotto le 10 penalità. 7,24 per Carsten Otto Nagel. Qui, come dire, si comincia a fare veramente sul serio. Non c'è dubbio, d'ora in avanti mancano 5 percorsi al termine di questa gara. Ogni ostacolo sarà fondamentale per definire la griglia dei migliori 4 che poi si giocheranno le medaglie. Cominciamo a partire da questo dato, il 7,24 di Carsten Otto Nagel e di Corradina. Il prossimo a entrare in campo sarà per l'Arabia Saudita Abdullah Al-Sharbatli, che ha 7,07, dunque non può permettersi assolutamente alcun errore il cavaliere saudita se vuole rimanere davanti a Carsten Otto Nagel, e dunque si affiderà a Seldana di Campalto, questa femmina di 11 anni che tante soddisfazioni ha regalato all'equitazione italiana, in particolare a Natale Chiaudani, lo ricordiamo, doppio netto in Coppa agli europei, un doppio netto anche sui due percorsi che valevano per la classifica a squadre in questo mondiale, dunque cavalla fantastica che è stata purtroppo per noi ceduta, venduta, e adesso sta facendo la gioia di Abdullah Al-Sharbatli. Per loro 7,07, un comportamento fin qui esemplare per questo cavaliere nato nel 1983, presente anche al mondiale di Aachen, però allora la musica era certamente diversa. Pensate,
102esima posizione a livello individuale, 22esimo con la squadra. Ora Abdullah Al-Sharbatli lotta per l'ingresso fra i top 4, fra i migliori 4. Vediamo come si comporta Seldana. Finora un solo errore in 4 percorsi per questo binomio. Cavalla, fra l'altro, non facilissima da montare, e dunque dobbiamo riconoscere abilità anche ad Al-Sharbatli. E certo, bisogna essere sportivi, però dispiace di non vedere Seldana sotto la sella di un cavaliere italiano. Avremmo potuto gioire come sta facendo in questo momento Abdullah Al-Sharbatli. Un mondiale impeccabile per il cavaliere dell'Arabia Saudita e soprattutto per Seldana. Ultime due stagioni straordinarie per questa cavalla. 7.07 il totale per Abdullah Al-Sharbatli, e qualcuno dopo di lui e dovrà commettere un errore, altrimenti sarà confinato in quinta posizione. Sarebbe davvero un peccato. Restano da vedere i primi quattro in classifica provvisoria: Rodrigo Pessoa, Fioran Bengtsson, Eric Lamaz e Philippe Lejeune. Ma ancora spazio per l'esultanza di Abdullah Al-Sharbatli, Seldana di Campalto. E vedete quasi un trionfo nell'entourage di Abdullah Al-Sharbatli. Non delude ancora una volta questa cavalla fantastica. Quanti rimpianti, però così è. Tanti rimpianti. Tra poco, tra l'altro, vedremo un'altra cavalla che, un altro cavallo, pardon, che ha passato parte del suo tempo in Italia sotto la sella di Giorgio Nuti, Ninja, montata da Rolf Jonan Benson. Adesso però tocca a Rodrigo Pessoa con Rebozo. Un'altra occasione per il brasiliano per allargare la sua striscia di vittorie. Lo ricordiamo, 3 volte a bersaglio con Balbè Durué nelle finali di Coppa del Mondo. Poi, per quanto riguarda il discorso olimpico, l'oro individuale ad Atene. Soprattutto un campionato del mondo vinto nel 98 a Roma con Lianos. Tanti cavalli buoni montati da questo figlio d'arte, nato nel 72, figlio del grande Neco Nelson. Balbè Durué, Lianos, Special Envoy, sempre bravissimo con cavalli diversi. Rodrigo Pessoa deve ottenere il netto, anche perché nel percorso precedente aveva commesso un errore. Lascia il suo sigillo sui mondiali di Lexington Rodrigo Pessoa, che si porta al comando con 6.80, e dunque l'aritmetica gli dà ragione. Farà parte dei migliori 4, dei top 4, e si preannuncia un episodio conclusivo per questa gara individuale davvero entusiasmante, con grossi nomi in ballo. Ancora alla finestra Abdullah Al-Sharbatli, 7.07, gli è davanti il fuoriclasse brasiliano Rodrigo Pessoa con 6.80. Posso dire una cosa? Sì, sì, certo. Avrei tanta curiosità a questo punto di vedere Rodrigo e Seldana nella finale a 4. Probabilmente non è impossibile, però se Rolf Jonan Bengtsson, Eric Lamaze e Philippe Lejeune porteranno a casa il netto, non ci saranno chance per Abdullah Al-Sharbatli, che comunque è lì alla finestra e spera giustamente nell'errore di uno degli avversari. Ora Rolf Jonan Bengtsson, intanto inquadrato Philippe Lejeune, che sarà l'ultimo a entrare in campo. Dicevo, Rolf Jonan Bengtsson con Ninja La Silla, cavallo di origine olandese di 15 anni,
per l'impeccabile, stilisticamente impeccabile cavaliere svedese, la medaglia d'argento individuale all'Olimpiade ospitata da Hong Kong, alle spalle di Eric Lamaze che sarà il prossimo a entrare in campo. Dunque valori in linea di massima rispettatissimi. Abbiamo in lotta per le prime posizioni Rodrigo Pessoa, che ha vinto tutto quanto era possibile vincere, ora impegnato Rolf Göran Bengtsson, poi vedremo Eric Lamaze. La sorpresa è costituita dal belga Philippe Lejeune, che davvero ha disputato un ottimo mondiale insieme a tutto il Belgio. Ricordiamo la squadra medaglia di bronzo per un podio a squadre totalmente europeo: Germania, Francia, Belgio. Intanto c'è l'errore che potrebbe essere davvero grave, fondamentale per Rolf Göran Bengtsson, che non si deve disunire, anche se adesso i pensieri vanno a quell'ostacolo abbattuto. Davvero non ci voleva per il solitamente glaciale cavaliere svedese, che cerca di ritrovare la giusta rotta di crociera, ma è davvero, visti i distacchi, un errore gravissimo. Infatti il suo totale va a 9,37 ed è alle spalle di Rodrigo Pessoa, ma anche di Abdullah Al-Sharbatli, e dunque Seldana farà parte dei migliori quattro. Sei stato esaudito, Valerio, vedremo Seldana nella parte risolutiva di questa gara individuale. E adesso a sperare Rolf Göran Bengtsson, lo svedese. Abbiamo visto il suo errore, la disperazione nel suo entourage. È un errore che costa carissimo. Sul fosso, Oxer sul fosso, toccato con i posteriori da ninja. Intanto qui Rodrigo che può festeggiare, lui sì, a questo punto. Rodrigo che adesso si gode il termine di questa gara, si disseta. Tocca a Eric Lamaze. Eric Lamaze, canadese, oro olimpico individuale all'Olimpiade di Pechino, medaglia d'argento con la squadra in quella circostanza, sempre in sella ad Ixted, che nelle ultime stagioni è davvero cresciuto moltissimo. Ora è un cavallo fuori mercato, senza prezzo, anche se ultimamente sono stati venduti saltatori importanti come Okidoki, ma la stessa Seldana. Eric Lamaze ed Ixted, per loro 3,39, con un errore andrebbero in terza posizione. Sì, a questo punto per Lamaze c'è margine di una barriera e addirittura 2 secondi per entrare nei quattro, per rimanere al comando, non può deve sbagliare, permettersi errori, al massimo un fuori tempo. Ma comunque Ixted è cavallo dotato di un galoppo sincero, brillante, e dunque non dovrebbero esserci problemi sotto questo punto di vista. Impeccabile fin qui Eric Lamaze, che vuole onorare il suo titolo olimpico. Verticale di barriera in verde oro, e l'applauso del pubblico per il canadese Eric Lamaze. È una sfida fra stelle, fra grandi. Solitamente composto, Eric Lamaze si lascia andare in questa circostanza, ma è un'esultanza legittima, davvero mai visto così felice Eric Lamaze. E questo è l'entusiasmo di un cavaliere che già è riuscito a vincere un oro olimpico sotto gli occhi del rivale, uno dei rivali più accreditati, vale a dire il brasiliano Rodrigo Pessoa. Resta al comando della classifica provvisoria Eric Lamaze con 3,39, e dunque soltanto Philippe Lejeune con il netto
potrebbe portarsi al comando. Bellissimo il rallenti che abbiamo appena visto con l'occhio concentratissimo, quasi spiritato di Hickstead. Tra l'altro la Masi ha dovuto intervenire parecchio nell'ultima addirittura con Hickstead, che come dicevi tu, quando può galoppare lo fa senza nessuna remora, senza nessun freno. E adesso Philippe Lejeune. Per il Belgio, Philippe Lejeune in classifica al comando Eric Lamaze, in seconda posizione Rodrigo Pessoa, in terza Abdullah Al-Sharbatli. Philippe Lejeune monta Vigo d'Arsuil, che è un cavallo intero, uno stallone di 12 anni di origine belga. Non deve sciupare il suo splendido mondiale Philippe Lejeune con un errore che davvero sarebbe gravissimo. A questo punto, come si dice, ha fatto 30, deve fare 31, seguire il vento favorevole, un vento che ha portato il suo Belgio, partendo dall'ottava posizione, alla medaglia di bronzo nella prova a squadre. Intanto c'è un silenzio quasi irreale nell'arena principale del Kentucky Horse Park. Nessuno dei cavalieri ha doti cospicue da amministrare. Arriva il netto, ma c'è un'infrazione sul tempo. Un altro colpo di scena dunque, però c'è soddisfazione nel clan belga. Sì, perché comunque basta il 4 e 11 a Philippe Lejeune per entrare nei 4. Scivola al secondo posto, ma entra nella finale a 4. Questo è Eric Lamaze, soddisfatto, che chiude dunque al primo posto al termine della terza giornata di gara. Dunque, ricapitoliamo la classifica. L'inquadrato Eric Lamaze per il Canada in sella a Hickstead è al primo posto, 3:39. In seconda posizione, lo abbiamo appena visto, Philippe Lejeune, Vigo d'Arsuil per il Belgio, 4:11. Al terzo posto Rodrigo Pessoa, Brasile, con Rebozo, 6:80. E al quarto posto per l'Arabia Saudita Abdullah Al-Sharbatli, Seldana di Campalto, 7:07. Questi sono i quattro binomi che si giocheranno le medaglie nella ultima appendice per una gara davvero interminabile, mentre quell'errore è stato davvero fatale per Rolf Joran Benston e per Ninja Lasiglia, che dunque finiscono al quinto posto il loro splendido mondiale. Una gara che riserverà ancora emozioni con la finale a 4, e Rai Sport sarà presente in diretta per seguire l'epilogo, mentre Eric Lamaze comunica già a casa il risultato, sì, cerca di chiamare qualche parente o qualche amico per dirgli che è in testa dopo questi 5 percorsi, ma si dovrà ancora faticare. Seguiremo la Final Four a partire dalle 2 di questa notte, dunque l'appuntamento per chi riuscirà a rimanere sveglio è proprio per le 2 di notte. Seguiremo la parte conclusiva di questa gara. Questo sarà uno dei protagonisti, una gara da non perdere, fra Al-Sharbatli, ma soprattutto fra Pessoa, Lamaze e Philippe Lejeune. Dunque siamo in chiusura di collegamento. Valerio, vatti a riposare un po', poi ci rivedremo alle 2 questa notte per raccontare l'epilogo della gara ai nostri amici all'ascolto. Assolutamente, cercheremo di stare svegli, vale la pena fare le ore piccole perché sarà una gara bellissima con questa formula spettacolare del cambio di cavalli, tutta da godere. Ci si vede, ci si sente dunque a partire dalle 2 per la finale a 4 che assegna le medaglie individuali ai giochi mondiali di equitazione Lexington Kentucky. Bene, grazie per l'ascolto, restituisco la linea allo studio e dopo aver ringraziato Valerio Riafrate e i nostri tecnici di studio, auguro a tutti il più cordiale buon pomeriggio. There is music.